Salve amiche ed amici, nel seguente video vi parlerò di Sanremo. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, azionate la campanella per avere le novità del mio canale. Se vi iscrivete al canale mi aiuterete a continuare ad andare avanti, mi supporterete. Se il video vi piace, dategli like, condividetelo e commentatelo, come poi in seguito vi spiegherò alla fine del video di fare con degli hashtag, in modo da viralizzare questo video se vi è piaciuto. Poi un'altra cosa, per aiutarmi, guardate i miei video e quelli che vi piacciono di più, condivideteli, commentateli e mettetegli like. È una cosa che vi chiedo sempre. Adesso passeremo al video, quindi al tema del giorno, che è sul Festival di Sanremo 2018, e vi dirò tutto quello che penso io su Sanremo. Mi raccomando, se questo video vi piace, dategli like, condividetelo, commentatelo e fate così anche su tutti gli altri 700 e passa di video del mio canale. Iscrivetevi per supportarmi ed azionate la campanella. Grazie di tutto, della vostra gentile attenzione e ad adesso passo al video. Una delle ragioni per le quali il Festival di Sanremo non mi è mai piaciuto è che lo fa la RAI con i soldi dei contribuenti e in più all'Ariston, che è un hotel privato, quindi voglio dire, non c'è conflitto di interessi. Noi paghiamo col canone tanto la RAI come l'Ariston per allestire il Festival di Sanremo. Perché si deve fare giusto in un hotel come l'Ariston il Festival di Sanremo e non in qualsiasi altro hotel? L'Ariston è di proprietà della RAI, perché sempre nell'Ariston? E poi un'altra cosa, perché dobbiamo finanziare noi utenti il Festival di Sanremo? Non a tutti il Festival di Sanremo piace. Di questo ne discuteremo al seguito nel video. Però tengo a precisare, a me non mi piace pagare il canone della RAI nella bolletta elettrica, che quasi non guardo la RAI, a parte Piero Angela, perché poi la RAI sponsorizzi Sanremo. A me non mi piace che Sanremo sia sponsorizzato dalla RAI. Deve essere sponsorizzato soltanto dalle entrate che riesce a fare con il pubblico. Quindi solo con i biglietti Sanremo si dovrebbe sponsorizzare, non con il canone della RAI. Vabbè, adesso 3, 2, 1, avrà inizio il video in cui esporrò tantissime cose. Un saluto al mio amico di Instagram, Renzo Montagnani Everything, che mi ha detto oggi che era iniziato il Festival di Sanremo, io manco me ne ero accorto. Ciao. Salve cari amiche ed amici. Oggi un mio amico di Instagram, Renzo Montagnani Everything, mi ha comunicato in Instagram che è già iniziato il Festival di Sanremo. Io fino adesso non me ne ero accorto, prova della sua insignificanza. Infatti non lo seguo mai e sono contento che per il momento non ho mai incontrato nessuna cosa riguardante Sanremo nella televisione. Sarà perché io ormai guardo poca tele, poca RAI, guardo solo Piero Angela, ma fino adesso non me ne ero accorto dell'intrascendenza che aveva Sanremo, perché neanche mi sono accorto che era iniziato. Chissà da quanti giorni è iniziato Sanremo. Ecco, se volete lasciare un commentario sotto questo video, ditemelo da quanto tempo è iniziato Sanremo. Io non sapevo che fosse iniziato. Ho già fatto dei video nel passato parlando su Sanremo e su come fosse irrilevante. Adesso, siccome Sanremo è così irrilevante, io voglio fare un video con questo vecchio tablet, in modo da non perdere tempo ad editare il video, perché verrà in bassa risoluzione e soprattutto peserà poco, che se invece lo faccio con un altro dispositivo, purtroppo la filmatrice mi si è rotta, però con un cellulare nuovo, verrebbe un video molto pesante. Poi, caro Renzo Montagnani Everything, di Instagram, appena posso risponderò alle tue domande in un video su YouTube, magari fatto con questo stesso tablet. Però è iniziato il Festival di Sanremo. Oh, e questa volta cambieranno i conduttori. Intenteranno suicidarsi come in una versione del passato, proprio
nel pre-festival. Chi andrà a cantare? I big stanno fuori concorso perché non vogliono perdere. Andrà di nuovo Albano? Lo intervisteranno con lo stesso oggetto dell'altra volta? Voglio dire, alla fine Sanremo è sempre più commerciale, non è più quello degli anni 60, 70, forse 80. E quindi io non lo seguo. Faccio questo video giusto per dire che un mio amico, Renzo Montagnani Everything di Instagram, mi ha questa mattina comunicato, la mattina presto, che credo la mattina. Io, magari sarà stato il pomeriggio. Adesso faccio questo video verso il tardo pomeriggio, forse lo carico a sera, e faccio questo video per dirvi proprio di quanto me ne freghi di Sanremo. A me non me ne frega niente, non l'ho mai seguito. E se anche a voi non ve ne frega, commentate sotto il video. Ditemi cosa ne pensate. E se questo video di me ne freghismo contro Sanremo vi è piaciuto, condividetelo, commentatelo e dategli like. Però vi ripeto, a me Sanremo non mi fa una grinza. È sempre la solita tiritella, sempre le solite canzoni fritte e rifritte, sempre le solite cose di sempre. Insomma, Sanremo si clona a se stesso una versione dietro l'altra. Sempre gli stessi testi, negli stessi contesti, negli stessi scenari. Che altro c'è da dire? Non voglio parlare male di nessun cantante, anche perché non ne conosco nessuno dei nuovi. E dei vecchi non voglio dire nulla. Per stendere un manto di pietà su di loro. Quindi, siccome già mi sta a fare male il braccio, che sto reggendo questo tablet che pesa forse mezzo chilo, adesso lo sento come se pesasse 5 kg, vi lascio, tanto continuerei a dire dello stesso e poi il video viene di cattiva fattura. Allora, mi raccomando, se anche a voi non vi piace Sanremo, come a me non mi piace, mettete nella risposta hashtag non mi piace Sanremo, oppure hashtag fa schifo Sanremo, oppure hashtag mi fa schifo Sanremo, oppure sono d'accordo con te, hashtag Santen Chan. Vi ringrazio a tutte e tutti, facciamo tendenza virale, mettendo hashtag Sanremo 2018 fa schifo, hashtag Sanremo 2018 non mi piace, hashtag Sanremo non mi piace, hashtag non mi piace Sanremo, o inventatene altri voi di hashtag, però cercate nelle risposte di mettere anche gli hashtag che mettono gli altri in modo da viralizzarne il risultato. E poi mettete anche a me non mi piace Sanremo, mettendo gli hashtag che volete, scrivendo la frase come volete, però copiando anche gli hashtag degli altri, come a hashtag Santenchan. In questo modo la nostra protesta anti-sanremese avrà successo e si viralizzerà milioni di volte. Arrivederci e grazie di avermi seguito. Dal vostro Santenchan. Ciao.